Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati nel cuore pulsante del Carnevale di Venezia, ovvero in piazza San Marco. Hi guys, hi everyone, I'm Sebastiano from Piazza San Marco in Venice and we're going to show you this Friday of the Venetian Carnival. Let me show you, fatemi inquadrare questa esibizione coreana, se non ricordo male. Yes, Fred is a Korean entertainment. Eccoci qui ragazzi, mi sposto un pochino per salutarvi, ciao Renato, ciao Nina, ciao a tutti. E appunto siamo in piazza San Marco anche oggi e ci godiamo un pochino di questa festa carnevalesca e come vedete non è un bel meteo ma comunque tutto sommato è migliore di ieri, ci sono circa 5 gradi, sono le 3.35 quasi di questo venerdì 17 e... E volevo portarvi vicini al palco qui e... perché è molto carina questa nuova idea dove le maschere più carine possono salire e farsi inquadrare, farsi immortalare sul palco. Vediamo se qualcuno ora sale. Vedo che ce n'è più di qualcuno in fila, per cui magari aspettiamo un attimo. Vediamo se siamo così fortunati. Vedete qui c'è l'angolo dove ci si iscrive per poi poter accedere al palco principale di Piazza San Marco. Infatti potete vedere queste maschere che si stanno iscrivendo e queste invece ancora in attesa.
Nel frattempo lo spettacolo coreano ha ripreso, come potete ben sentire. E adesso le seguiamo. Ancora qualche secondo. Ed eccoci, adesso le seguiamo. E adesso qui appunto stanno spiegando dove sono situate le telecamere che andranno a registrare i loro vestiti e a scattargli delle foto per poi eleggere la maschera più bella del carnevale 2023. Ed ecco qua la loro immagine sullo schermo dietro. Ciao Carol, ben arrivata, welcome Carol. Look at how beautiful is these masks. E adesso c'è la scansione dei loro vestiti tramite questa piattaforma che andrà a girare attorno. Ecco che inizia. Ok. Ed eccoci qua, scansione fatta, ovviamente adesso c'è la presentazione alla piazza. Nel frattempo si stanno preparando a salire delle altre maschere molto carine che, se vi fa piacere, possiamo aspettare insieme. Guardate la cura e i dettagli, adesso zoom un attimo. Guardate che meraviglia. E andiamo a vedere le prossime maschere che saliranno. Molto, molto particolari, adesso cerco di inquadrarvele. Eccole qui. Guardate anche alla fantasia del vestito della signora.
prendiamo il posto velocemente prima che qualcuno ci superi. Ed eccoli qua. Grazie Nicole. Ciao. Ecco la presentazione di rito, la prima fotografia. Ciao Eva, grazie. Eccola qua. Sto cercando di vedere da distante le loro maschere, cosa rappresentano. Perché sono tutte delle opere d'arte, delle abitazioni, ma non riesco a leggere il nome sinceramente. Però guardate che bella la fantasia di questa coppia. Ora aspettiamo anche loro e poi magari facciamo una passeggiata insieme per la piazza. Ed eccoli che si mostrano. Eccoci. Adesso direi che facciamo una passeggiata. Andiamo a vedere se ci sono molte altre maschere che comunque passeggiano, per cui ne approfitto anche per mostrarvi queste. Now we walk here in St. Mark's Square, looking for the best mask here. Look at this one. Proviamo a seguirli, vediamo che ce ne sono anche molte altre. Guardate come sono impreziositi questi abiti, sono davvero una meraviglia. Andiamo a vedere anche l'intero gruppo. Let me show you all the group of this mask. E qui abbiamo anche i moschettieri, ci avviciniamo anche a loro con le loro spade. Eccoli qua. Continuiamo a passeggiare, vediamo se troviamo anche qualcos'altro. Ecco qua. Intanto nel sottofondo c'è sempre l'esibizione coreana, particolarmente rumorosa. Sì Nicole, oggi il meteo è veramente migliore. Fa comunque freddo, è un po' di foschia, però non è la nebbia di ieri. Thank you.
Ecco un'altra coppia molto bella. Eccoli qua. Guardate anche loro che belli, look the beauty of the dresses. Ecco anche loro. Guardate che spettacolo. Adesso andiamo verso il caffè Florian, che vedo che c'è, che sono uscite diverse maschere dal caffè, per cui we are walk here to caffè Florian. I see a lot of masks, let me show you. Eccole qui. Eccole qua, che bello questo gruppo, così numeroso tra l'altro. Ci spostiamo anche di qua. Guardate questa che meraviglia. Guardate anche questa, poi ritorniamo qui davanti, ce ne sono altre, ma è molto particolare. Ricoperta di farfalline di carta e di plastica. Invece qui ritorniamo più sul tipico veneziano, secondo che mi avvicina. Eccolo qua in posa.
Ed ecco anche dentro al caffè proprio alcune maschere. Look at all the masks inside of the Florian Cafe. Also in this room. Proviamo a rispostarci, a tornare, e intanto questa è la fila che si è formata per entrare al caffè, per vedere le maschere. Noi torniamo invece in piazza San Marco, continuiamo con la nostra passeggiata. We go on with our walk, looking for some nice mask. I see some over there, let me show you. E no, sinceramente l'ho evitata, Nina, non ho la maschera. Ho solo un cappello per il freddo, ma... Ah, questi sono i due ragazzi di prima, però erano arrivate... Eccole qui. Si sono nascoste qui dietro. Passeggiamo ancora, vediamo se troviamo qualcos'altro. Poi magari ci dirigiamo anche verso più la zona marciana. Per cui andiamo verso il bacino San Marco. Che di solito anche lì è molto affollato. Ecco il Moro di Venezia. Look at the Moro of Venice. Questi sono i due signori di prima, procediamo. Intanto vorrei ringraziare Marco che sta rispondendo ad alcune delle vostre domande, che mi dà supporto, perché non sempre riesco a leggere camminando e cercando le maschere, un pochino qualcuna ne perdo, per cui grazie Marco. Grazie Christian anche della tua donazione, della tua iscrizione. E direi che proviamo a dirigerci più verso la basilica e poi verso l'area marciana e il bacino di San Marco. Now we walk through the Summer Square. We are going over there, close to the basilica. And then we turn right to the San Marco Basin,
and we hope to find some others mask, typical Venetian mask or also new mask. Eccone un paio, here there are a couple. Eccone delle altre. Guardate questi signori, che eleganti. Guardate anche questa coppia, che bella. E soprattutto che baffone che ha, che non fa parte della maschera. Tanto ne approfitto anche per questa panoramica della basilica, che col sole che scende brilla ancora di più. Have a look at the panoramic of the basilica with all the gold leaf now. Vi mostro anche questa coppia. Let me show you this couple. Procediamo. Qui c'è un gruppetto, vediamo che succede. No, semplicemente una guida turistica. Vediamo se troviamo qualcosa di più in questa zona di fronte al Palazzo Ducale. Now we take a look in front of the Doge's Palace. If there are some more masks. Here we have this one with the dog. And have a look at this Arlecchino's mask. Also the dog is he's wearing the mask. Thank you.
Se smetti di dire. Questo ovviamente non è tradizionale, sono le maschere che si usano al giorno d'oggi, ma è comunque altrettanto bella. Yeah, yes, Julie, but it was not so happy. Okay, look at here. Cerchiamone di altre. Let me show you these. I don't understand if it is an orango or a lion on his head. I think a lion, an ugly lion, but look at the beauty of the dresses. Sì, confermo essere un leone sul copricapo, guardate che bello. Eccone un'altra. Continuiamo, procediamo di qua. E vedete come la nebbia inizia a calare. Non quanto ieri sera, dove c'era veramente una visibilità pessima, dove anche i vaporetti erano molto limitati. Look how it's going to be foggy.
look at the bell tower is going to disappear. Sta scomparendo dalla nebbia il campanile di San Marco. Vedete come molto velocemente si sta abbassando e non si veda più nulla. Abbiamo un cigno, non si veda più nulla nemmeno in bacino. Guardate la fantasia di come muove le ali con le bacchettine. Questi sono i ragazzi che prima erano al Caffè Florian. Qui c'è invece sempre la maschera con le farfalline di plastica, with the plastic butterflies. This violet couple, questa coppia vestita di viola. Ed ecco qua che ce n'è più di una, adesso le vediamo tutte insieme. E intanto anche l'isola di San Giorgio è scomparsa. Vedete come cambia molto repentinamente il meteo. Da abbastanza soleggiato a completamente nebbia e veramente con una visibilità ridotta. Yes, the weather is a little better than yesterday. But I think that it's going to be really, really fog. Let me show you also this one. Guardate anche l'eleganza di questa coppia. We have some mask over there. Let me show you. Procediamo da questa parte che vedo altre maschere molto belle. Forza.
Eccone una di moderna. Mi è andato su a fotografare una con le tende. Sei Max? Bravo Max, tende. Ecco neanche qui. Guardate che bella questa. Vi mostro meglio questa perché è veramente splendida. Questa andate a fare la fotografia con quel gatto. Sei lei? Non mi fa un'idea di tornare. Not the last one. No, it's not the last one. No, but it's not the last one. Okay. Guardate che c'è il bosco con i funghetti, lo scoiattolo. Veramente magnifica, really awesome. Now we go back this way. Yes, it was the squirrel with all the mushroom. Really, really particular. More than this one with all the roses.
E ritorniamo a passeggiare e ritorniamo verso questa piazza nebbiosa. Vi mostro un pochino anche con una visione più panoramica, così vedete, potete vedere quanta gente c'è. With this panoramic view you can see all of the people. We have this one in blue. Thank you, Mark. Here there are a lot of people taking some photos. Let's see. Okay. Guardate anche i sorrisi di questi bambini che si fanno immortalare con queste maschere colorate. Look how happy are these children in the pictures. Are really, really nice. But if you want, you can wear all these masks, you can rent it. There are some shops here in Venice that can sell or rent the mask for particular nights, for carnival, for some parties. So if you would like to wear it, you can. It's not so cheap, but it will be an unforgettable experience. Qui c'è sempre il cigno. Andiamo qui però. Che è molto più particolare questa. Eccolo, Vami. Yes, it's a really particular lion that looks like a monkey. It's not so nice. Look also at them. Now we return in San Marco Square. Non lo so, ragazzi, a me, cioè, allora, vedendo che aveva il leone in mano, vedendo tutte queste cose, l'ho collegato più ad un leone, anche perché quando si abbassava con la testa era molto più simile al leone che ad un orango, ad una scimmia. Però probabilmente Igor ne sa più di me, per cui può essere, ecco. Grazie.
Abbiamo anche un dinosauro che rincorre un fenicottero, ma è sicuramente simpatico. Volevo mostrarvi anche questa, che non mi pare di averla già vista. Invece sì, ma vabbè, la rivediamo insieme. Ecco, invece questi sì, sono... questa è sicuramente nuova. Un teschio. Torniamo a maschere più veneziane. Eccole qui. Grazie. Volevo anche mostrarvi queste due blu scuro, che sicuramente non abbiamo già visto, ma stanno scappando, per cui vediamo se c'è qualcos'altro qui in zona oppure vanno un attimo a riposarsi, perché oltretutto questi costumi sono molto pesanti, le maschere sono molto pesanti, per cui ogni tanto fare qualche pausa per liberarsene e la lasciamo fare, dopo le incontreremo magari più tardi. Vediamo se c'è qualche esibizione anche in Piazza San Marco, che vedo che uno dei due palchi si è animato. We have a look at the exhibition here on the left. Pensate anche al freddo che hanno con le braccia scoperte. Con questi 3 gradi e questa umidità e questa nebbia. Aspetta che troviamo una visuale migliore. Basta così, grazie.
di riportare le reliquie del santo al sicuro. Il doge Giustiniano Partecipazio ordinò la pericolosissima missione. Negozio da qua. Farò ordinarvi una missione segretissima. Neanche a vostra madre che da sapere. Ustia! Una missione impossibile. Figo! Pa 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 pa. Cosa che mette il cervello? Assicurata coi piattini. Scusi. Risevo. Ando a vendare ad Alessandria d'Egitto. Ma l'imperatore di Costantinopoli che ha detto che... Mi ne è stracciavo dell'imperatore. E la vostra missione è salvare le reliquie di San Marco. Figo! Ascoltate qua. Ascoltiamo. Il destino da vedeo. Fare finta di essere sorpresi da un marubio durante la navigazione. Sì. E domandare rifugio al porto di Alessandria. Sì. Così nessuno potrà dire niente. Cattivi ma intelligenti. Sì. Carica mio, vai a sei a missione. Capito. Un prodigio circo co. E adesso via a mare che cosa potrà essere. Cattività. Sì. Dove sei che dovevo andare? Ora dai. Maroni, se non vuole che mi faccio squartare in piazzetta! Devo! Così i nostri eroi fecero finta di imbattersi in una terribile tempesta ed approdarono così sulle rive egiziane. E una volta arrivati si diressero subito al santuario dove erano custodite le reliquie del santo. Se vuoi vai! Questa piombe e questo vento, chi siete voi a sto convento? Noi! Rustico da Torceo, oro da Malamocco! Io se mi son padre Staurazio di Gito. Arrivederci. Ma padre, siamo venuti a rubare le reliquie. Bene si anima il cagai. Vuole farmi tagliare la testa? Scusate, ma noi se non rubiamo le reliquie ci squartano. Capisco, una vita di merda di questi tempi. Già. Ascoltami qua voi altri due. Scordiamo. Comanda mattina a buon'ora. Sì. Potete una sista grande che in tocchi da portare. Va bene. Adesso scartate trede fuori dai maroni. Che cosa di rimessa? Va bene. Oh, scartate trede, sì. Ma come riportare alle navi i resti del santo senza che le sentinelle se ne accorgessero? I nostri eroi agirono d'astuzia. Oh, e via anche sta carne del corsello. Che ha sentata male, mi succe la maglia. Sti infedeli sono tutti vegani. Ma la spussa! Troppi del naso. E adesso via smamare, che cosa di rimessa? No, vescovo. Siamo padre Stronzio! Staurazio! Quello che sei! E così ricoprirono le spoglie del santo con carne di maiale che era considerata impura dai musulmani. Hola, secondo so chi? Alama, shalama! Cosa portate? Ah, portiamo le reliquie! Shalama, alama! Vedere! Oh! Maiale! Porco! Oh, bianco e parole! Molecco! Voi portate il porco maiale! Ah, sì! Reliquie di maiale! C'è la maha quota, ma... Passate pure, cani infedeli! Ah! Oh, Gianissero! Trovare sultana! E così, che il 31 di dicembre dell'828, l'evangelista Marco diventò il santo protettore di Venezia! In 1600 secondi, garbatissimo pubblico, vi aspettiamo di nuovo domani qui a Venezia in Campo Santo Stefano oppure qui in Piazza San Marco. No, ma dovete? Cadevo da fare la sigla. Sigla. Ciao, dai. A cavallo. Dirige il maestro Beppe Bessino. Ti sta facendo. Viva Venezia, viva San Marco, viva l'altra sera due botti di notte passeggiando per le mercerie. L'altra sera due botti di notte passeggiando per le mercerie. L'altra sera due botti di notte passeggiando per le mercerie. L'uomo che mi sembrava le volte. Ecco, quindi ne abbiamo approfittato
anche per fare una lezione culturale di Venezia, di come appunto Marco è arrivato a Venezia, il corpo. E proseguiamo quindi con queste, con questa passeggiata, andiamo, ci dirigiamo di là, che vedo un sacco di gente ammassata, per cui ci deve essere qualcosa di molto carino. Comunque è molto carino lo spettacolo, per cui se qualcuno domani dovesse essere in zona Venezia glielo consiglio, perché anche se in veneziano magari qualche parola manca, ma è veramente molto, molto simpatico, molto carino. Si sono concentrate qui tutte le maschere tipiche, ecco perché tutta questa gente. Tutte quelle che prima abbiamo visto in piccoli gruppetti o a coppie si sono radunate qui davanti al Caffè Florian. Guardate che belle. Look, it's amazing, really really beautiful. Intanto inizia anche un balletto che non è tipicamente veneziano, ma fa comunque festa. Questo con il violino in faccia me l'ero persa, eccola. Adesso anche complice magari il freddo e il meteo, la piazza si sta un pochino spopolando. Torniamo a vedere se c'è qualcuno qui sul palco che si fa immortalare per poi partecipare alla lezione della maschera più bella di Venezia. Intanto vediamo qui le Marie.
La competizione delle Marie, chiedo supporto a Marco, so che sono 12 ed è una competizione di bellezza, ogni anno viene eletta la Maria, la ragazza più bella, ma onestamente non so perché, quindi chiedo supporto a Marco se può trovare la storia del perché, di come è nato. Andiamo a vedere qui invece che sta per salire altre nuove maschere. Eccoci qui, attendiamo quindi la scansione, così vediamo anche loro. Ah, vedete che anche loro hanno il cagnolino in borsa, anche loro appunto con l'animale vestito, travestito da carnevale. Poi quando si rivolgono al pubblico ve le inquadro, è molto carino. When the two masks here will show you to the square, I show you also the dog with its dress, it's really nice. Ok. All my life I've been searching for love, mourning for love, giving everything I know. Oh, 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 baby. Vedete che anche il cagnolino ha la maschera, il suo cappellino. Look at the dress of the dog with the hat, with the mask on the head. Really nice. Adesso sta arrivando un'altra maschera invece molto simpatica, molto bella, ossia la regina Elisabetta con le sue guardie. Look, is coming the Queen Elizabeth. Maschera molto simpatica che c'era anche l'anno scorso, se non ricordo. Ma sempre molto carina, molto particolare. Continuiamo la nostra passeggiata qui in piazza, vediamo se... Ah, ecco, è arrivata un'altra di molto bella. Guardate che bella, guardate com'è impreziosito questo.
Qui ci sono sempre le ragazze, probabilmente in attesa di qualche sfilata. Ecco, lì l'abbiamo incontrato anche l'anno scorso, se vi ricordate, nella live dell'anno scorso, sempre da Piazza San Marco. È ritornata anche quest'anno. L'anno scorso, se non ricordo male, aveva anche un libro e c'era anche un altro compagno, ma... Continuiamo la nostra passeggiata. Let's find some more masks. Or we can also have a look at these. I think dance. Penso stiano riproducendo il balletto. Vediamo che succede. Come potete vedere, questo è un gruppo di stranieri che hanno noleggiato i vestiti e hanno organizzato questa uscita insieme. Adesso invece tutta l'attenzione è focalizzata su questi due cagnoloni che si stanno rincorrendo. E continuiamo, vediamo cosa troviamo. Torniamo verso la basilica, una basilica sempre più nebbiosa. We are going back to close to the basilica. A foggy basilica. I show you this panoramic view. Ovviamente anche la temperatura sta calando, non ci sono più i 5 gradi di prima, che erano anche aiutati dal sole, ma penso siano 2-3. Vedete che tutti corrono a coprirsi ormai. Proviamo anche a ritornare verso il bacino di San Marco. Let's try to walk over there on the right.
to the San Marc Basin and hope that we find some more mask. Guardate che bello il gioco dei ventagli. Guardate che bella. Invece da questa parte abbiamo ancora Queen Elizabeth e le sue guardie. Ritorniamo in riva, vediamo se oltre alla nebbia si vede qualcosa di più. Ecco qui ancora questa maschera che sventola i suoi ventagli, guardate che bella. Invece tutte le maschere che prima sfilavano qui in riva sono... non ci sono più, si sono spostate, penso, perché effettivamente il meteo non aiuta. Probably due to the weather, here there are not more masks. Because it's really, really cold. Let me show you this one. Really nice, really particular. Proviamo ad andare verso il ponte della paglia.
Vediamo cosa incontriamo. Let's walk to the bridge and we look for some more dresses. Here we. This is a new man. Guardate che bella anche questa visione con la nebbia e le gondole dietro, quasi spettrale, ma molto molto bello. Vedo del movimento sul ponte, perché adesso ci dirigiamo lì, vediamo cosa sta accadendo. Prima però vediamo loro. Vediamo a cosa stanno inquadrando tutti. Torniamo anche ora verso la piazza. Intanto guardate che paesaggio particolare, così plumbeo, così grigio. Guardate che carine anche queste, che rappresentano le carte. Ci avviciniamo un attimo. Eccole ancora di carine. Più tradizionali, più classiche, più tipiche anche.
Queste sono sempre le solite, vediamo se troviamo qualcosa di nuovo. Questa è la coppia di prima, eccole qua. Guardate anche la particolarità di questa coppia. Look how particular was this couple. Really nice. This trio we have just seen at the beginning of the video. Let's find some more new dresses. We go back in San Marco Square. Andiamo di qua e vediamo cosa sta succedendo in Piazza San Marco. Vediamo se c'è ancora qualcuno, anche perché mi sembra si stia un pochino spopolando. Eh sì, purtroppo le esibizioni si sono chiuse, il freddo e la nebbia non aiuta, per cui diciamo c'è un pochino meno gente. Guardate però che bello l'effetto dei raggi colorati sulla nebbia, veramente carino. Queste non mi pare di ricordarle, vediamo. Vediamo anche queste. E torniamo verso il palco dove ci saluteremo. Intanto io inizio con ringraziarvi per aver partecipato così numerosi a queste live. Spero sia stata una bella passeggiata e che vi abbia catapultato in questa atmosfera carnevalesca veneziana. Mi farebbe molto piacere che ci seguiste, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E seguiteci, cliccate la campanellina per sapere quando ci saranno i prossimi live. Grazie anche per le donazioni che abbiamo ricevuto durante questo video e direi che ci vediamo molto presto con una nuova passeggiata. So thank you all of you guys that
watch this live walk in this traditional carnival period in Venice. It's been a pleasure to work for you, and I hope you enjoyed it. And please subscribe and like this video to have the opportunity to register more and more. Thank you for all the donation and for the people who enjoy the channel today. And with this beautiful couple of masks, I can say you ciao ragazzi from Venice, ciao from Sebastiano, and see you soon, really, really, really soon. I show you here. Per cui ragazzi, grazie davvero, è stato un piacere, ci vediamo molto molto presto con altre live, per cui continuate a seguirci e ad iscrivervi. Grazie a tutti.